Una volta mi è stato chiesto, ma per quale motivo dobbiamo passare da Maria, per esempio, chiedere a Maria una grazia, quando poi è Gesù che ce la fa? Non potremmo chiederla direttamente a Gesù? Certamente che possiamo chiederla a Gesù. E Padre Pio, sapete che cosa ha risposto proprio su questo interrogativo? Perché andare da Maria in preghiera per chiedere una grazia? Perché Maria è la più grande, come dire, è la mamma che intercede presso il figlio. Beh, umanamente noi quando vogliamo ottenere qualcosa parliamo alla mamma e la mamma parla al figlio. E il figlio non sa dire di no alla mamma. Quando vogliamo chiedere qualcosa a cui ci teniamo. E così dobbiamo fare con Maria. Chiedere a lei perché Gesù non può dire di no alla mamma. E se qualche volta dice di no è perché ha un bene superiore, perché vi sono delle promesse superiori alle nostre esigenze, perché Gesù sa sempre qual è il bene mio, qual è il bene tuo, qual è il bene dell'umanità. Maria sia tutta la ragione della tua esistenza, scriveva Padre Pio, e ti guidi a porto sicuro della eterna salute, cioè ti porti alla salvezza, e cioè Cristo. Maria ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà. Abbiamo già visto in qualche trasmissione precedente come Maria ci insegna con la sua vita, con il suo sì, con la sua testimonianza, di farsi piccoli, di farsi umili, perché ciò che smonta il cuore di Dio è la nostra umiltà. Maria è stata scelta non perché era grande, ma perché era umile, era piccola. Era una donna non conosciuta. O Maria, mamma dolcissima dei sacerdoti, quindi oggi affidiamo a Maria tutta la Chiesa e i sacerdoti, mediatrice e dispensatrice di tutte le grazie, dal profondo del mio cuore ti prego, ti supplico, ti scongiuro a ringraziare oggi, domani e sempre Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Che veramente Maria ci aiuti a farci piccoli dinanzi a Gesù, suo figlio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.